Buon pomeriggio, ragazzi, benvenuti a questo streaming numero 110, la prima masterclass. Oggi inauguriamo la prima serie, la prima delle tre nuove, no, scusate, la seconda delle tre nuove serie di dirette streaming, le masterclass. Oggi avremo un ragazzo giovane molisano, allievo mio del conservatorio, che sta preparando la laurea, è un passo dalla laurea in chitarra. Ricordo che questo è uno streaming che fa parte di un progetto molto più ampio ed è visibile sia in diretta che in differita abbonandosi al Patreon. Allora, ragazzi, aspettiamo anche che vi connettete. Allora, Daniel, vieni, vieni. Oggi Daniel, il piccolo Daniel. Piccolo Daniel, che quando sei alto? 2 metri e 9, 1 metro e 90, piccolo Daniel, che ha appena compiuto 20 anni, oggi ci suonerà la cavatina di Tasman, il tema varie finale di Manuel Ponce e il capriccio diabolico di Mario Castelnuovo Tedesco. Allora, ragazzi, se voi ci siete, noi possiamo. Ah, ecco, dimenticavo già che c'è chi ci saluta sul Patreon. Ecco, Andrea dice presente. Andrea è presente. Grazie, Andrea. Anna, buon pomeriggio a tutti, a te, Flavio. Poi abbiamo Gianluigi. Gianluigi, buon pomeriggio, maestro, ci sono. Bene. Allora, ragazzi, dunque. Allora, Daniel qui sta, dicevo, preparando quando fra meno di neanche 10 giorni farà la laurea al conservatorio, quindi l'ho invitato, insomma, a fare questa lezione online, così voi gli date un po', la vostra presenza gli dà un po' di carica, eh? Facciamo un po' questo esperimento, questa prova, visto che dovevamo suonare, risuonare il programma, insomma, noi ci stiamo già lavorando da un bel po'. Da quant'è che stai lavorando tu? Che è un anno e mezzo? Un anno e mezzo che stiamo lavorando su questo repertorio. Farà anche il concerto di Mario Castelnuovo Tedesco, quello in re maggiore, nella versione col pianoforte, ovviamente. E insomma, noi siamo contenti di vedervi qui. Allora, vediamo, vedi, arrivano i messaggi. Che chitarra all'allievo? Vai, rispondi Daniel. Alessandro Marsiglia del 2021. Alessandro Marsiglia di Napoli, ecco Valentina, ciao Valentina, Jean-Claude, bonjour, c'è anche Jean-Claude, Giovanni, buonasera e buon master a tutti, ciao Giovanni, grazie per essere qui. Allora, dunque, ciao Daniel, allora ricordo che ragazzi, siamo più di 90 sul Patreon e quando raggiungeremo 100 abbonati in tutto, io ho una bella sorpresa per tutti quanti, esclusiva per il mio Patreon. Condividerò una traccia del mio nuovo disco di prossima uscita, anche se sono anni che dico che è di prossima uscita. Ce ne mancano 5-6, quindi ragazzi, siamo vicini al primo traguardo, ok? Dai. Abbonatevi, lo dico a quelli che ci vedranno in differita. Dunque, Daniel comincerà con Alexandre Tasman, con La Cavatina, non eseguirà quella che si esegue sempre dopo, Danza La Danza pomposa. Pomposa, ma abbiamo scelto di chiudere questo brano con un altro brano che ancora non sappiamo se lo farà o no. Comunque, allora, se avete le partiture, dunque lui eseguirà il brano e niente, faremo lezione, poi se avete delle domande le faremo a fine esecuzione di ogni brano, ok? Bene. Daniel, quando. Si sente bene, ragazzi? Solo un po'. Ti serve la partitura? Posso. Faccio una parte. Eh? Faccio una parte. No, la
Qua non dispara nessuno, eh? Ecco, c'è Sergio, Giuseppe, Domenico, Ferdinando, Michele, Dario, Valentina, Davide, ti stanno ascoltando, ci stanno ascoltando. Siete tutti con la partitura in mano? Allora, dunque, Daniel, la prima cosa è, ho sbagliato, devi suonare a memoria, eh? Nel senso che mo te lo faccio risuonare, se così ti rilassi un attimo, perché stai proprio teso. Approfitta di questa cosa per suonare a memoria, anche perché fino adesso sono andato a memoria, sì, quindi vedi la tua insicurezza è psicologica, eh? Ragazzi, la memoria è una cosa che va praticata, e per praticarla queste sono le occasioni. Quale occasione migliore di questa che praticare la memoria? Qua se sbagli non ti spara nessuno, non è la laurea, e soprattutto se per caso, cioè, è un'occasione anche per capire quali sono i punti che tu non ricordi bene, capito? Allora, lui sta qua da un'oretta e mezza più o meno, è un'oretta che suona la chitarra per riscaldarsi, ha suonato tutto a memoria. Mo gli ho detto, vuoi suonare con la partitura a memoria? No, con la partitura. È una cosa che invece devi praticare, e che ti consiglio di fare anche a casa. Cioè, a casa. Siccome so che molti hanno la partitura sul leggio e fanno, no, ma tanto io non la leggo. Allora, vi dico che la differenza tra tenere la partitura aperta e non leggerla e chiuderla è una bella differenza. Quindi chiudete la partitura e fate la prova della memoria, è l'unica maniera, perché anche avere la partitura
istintivamente ti viene comunque da buttarci l'occhio quando qualche cosa non va, che in fase di studio va benissimo, ma in fase di esecuzione no, ok? Quindi io volevo la partitura più che altro per fare un ulteriore check alle note, controllo delle note che non si sa mai, anche perché a diverse edizioni sono venute fuori, quindi insomma c'è qualcosa di diverso rispetto all'edizione vecchia. Ti sei rilassato? Sì. Dai. Allora, risuoniamo questo preludio. Allora, La Cavatina è un brano scritto per Segovia, tra l'altro è un del compositore polacco Aleksander Lagoja, Tasman, che tra l'altro nacque nella stessa città di Rubinstein in Polonia, nella città di Łódź, che anche se sono scritto Lodz, vi racconto anche un aneddoto. Quando ho partecipato al concorso Tasman in Polonia, un concorso che era per 6 strumenti, io arrivato all'aeroporto di Varsavia, chiedevo alle persone dove cavolo prendere l'autobus per Lodz, perché la città si chiama Lodz, sta scritto. Nessuno mi capiva perché non si pronuncia Lodz e io non sapevo come cavolo mostrare, e quando poi finalmente ho mostrato come si chiamasse, loro mi hanno detto: ah, Woods, pensa tu che differenza. Quindi io avevo chiesto a 10 persone e nessuno di loro diceva: no, è possibile che nessuno sa dove si trova sta città. E comunque fu una bella esperienza stare lì nella stessa città di Tasman e Rubinstein. Dicevo, è un brano scritto per Segovia nei primi anni 50, qui è no, 1950 se non mi sbaglio. Tra l'altro questo è un brano che vinse il primo concorso di composizione dell'Accademia Chigiana. Io mi ricordo la Chigiana, c'è la partitura autografata da Tasman. Allora, è una suite di 4 brani a cui Segovia aveva chiesto al compositore di aggiungere un brano, insomma, che chiudesse in maniera più consona una suite, quindi Tasman scrisse la danza pomposa, che non so se Segovia l'abbia mai suonata, non me la ricordo, forse suonata sì, incisa, non me lo ricordo. Allora, abbiamo un po', diciamo, ci siamo un po' calmati. Dai, vai, tranquillo. Allora, lo risuoniamo e poi facciamo un po' qualche commento sull'interpretazione. Se avete poi, ragazzi, qualche domanda sulle dileggiature, su qualcosa, insomma, prendete nota che avremo tempo anche per questo. Vi annuncio che la masterclass durerà 8 ore e finiremo domani mattina. Vai, allora, vai, preludio.